Buongiorno. Ciao. Caffè. Ah, grazie. E allora? C'è stato traffico questa notte? Poca roba. Il traffico c'è quando ci sei tu di guardia. Hai ragione, ma ora le cose sono cambiate. Fatti i tuoi, io vado dalla Lopez. A proposito, come sta la Lopez? Fuori pericolo. Francesca. Dimmi, che c'è? Mi sono innamorato di te. Sono stato convincente? No, perché sai, a volte... Ah, forse, no. Ci riproviamo comunque. Ehi, chiami dati. Qua. E di grazie che non è che scopca, che sei l'ultima mamma. Voglio, ma si scorrotto, ma d'acre, tirano un culo indefinito. Bello, la discussione, ritardo di pagamento. Paghi, ah? Qua. A quante le terreis? E che sia l'ultima partita che faccio. Non vuoi giocare più? Ti ho detto che è l'ultima partita. Benissimo. Va bene? No, perché pure io, insomma, scherzare. Che io mi scoccio pure, eh. Avvengi sempre, mi scoccio. Avanti. Cioè, fai, la vervi sempre che... Poi, sai, a torcere l'entrambe sempre lo stesso cristiano. Mo se ne viene. Hai a te, a se chiama il cuore. Ma dai, dalla bella. La bella? Sì, sì, la bella. Ah, basta, abbiamo detto basta. No, tu adesso qua. Oi. Ma forza, ma forza! Ma questa è violenza! Ma chiamalo come vuoi, assiste su! Ma non sono modi che spero di comportarsi. Vabbè. Io sono perdente, vabbè, e tu adesso che ti dici? Sempre come vuoi tu, sì, sempre sì. Come dici tu. Vabbè. Giovanò, però non ci giochiamo più di 2 euro, ok? 2 euro, cioè, 2 euro. Allora, facciamo sta bella. Mostra me ne rilancio a 5. A quanti è che vuoi questo? A 2 euro ho detto. No, tu hai detto qua 5 euro. 5 euro? Sì, signore. E te lo batti? Ma tu stai scherzando? Non me ne frega niente, tu devi giocare a 5 euro. E insomma, ma fai sempre come dici tu, ma fai. Sì, come di chi? Perché io sono cucchiette. Da pa', ma scusa, 5 euro a forza. Io a recupera. A forza, ma recupera. Allora, 5 euro. E non lo parliamo più. Cose da pazzi. Loris. Sì? Mi dispiace per quello che è successo. E per cosa? Picciafuoco che si è messa a sfotta tutta la notte. Ah, non ti preoccupare, ci ho fatto l'abitudine. Sapessi quanti ne hanno dette sul mio conto, sulla mia sessualità. E che poi secondo loro io avrei delle movenze femminili. Dove le vedono queste movenze poi non lo so. Ma le lingue? Lascia stare. Certo, l'abitudine ce l'ho fatta, ma ti dirò, qualche volta ci soffro ancora. Comunque ti capisco, Sappi che hai tutta la mia solidarietà di collega. Grazie. L'ho capito subito che sei un ragazzo sensibile. In un certo senso. Dai, andiamo. Dottoressa, le sono stata accanto per tutta la notte. Hai fatto bene. Gli ho raccontato tutte le barzellette che sapevo, tutte. Tutte. E vivi ancora. Ha un fisico forte la nostra Jennifer. Dottoressa, posso farle una domanda indiscreta? Sì. Perché Jennifer ha tentato il suicidio? Credo per amore. Per amore? Sì, per amore. Forse lo so perché l'ha fatto, mannaggia, la colpa è la mia, perché io ho fatto l'orgoglioso e me ne sono andato senza insistere. Che è stato, mannaggia. Mi sa proprio di sì. E sarà per forza, un ghiaccio a scaffo, non fosse che mi farei male. No, Gigi. È vero, di ogni donna ho detto che era quella giusta, ma giusta per una sera, due. Questa invece mi prende, mi intriga, capisci? No, non la dà neppure ai carabinieri, ti assicuro. Avanti. Dottor Clone, buongiorno. Gigi, ti richiamo dopo. Diomede. E allora, come va? Tutto a posto? Sì, che sono in un braccio, una gamba, una mia coscia. Tutto a posto, Diomede, mi sei mancato tantissimo, anzi mi manchi tantissimo. Mi devo preoccupare? Ma che dici? È solo che senza di te non è la stessa cosa, no? Ma no, ma che dici? Mi ha lasciato il mio sottoposto in trono, a proposito, come marca? Male, Diomede, male. Anzi malissimo. Malissimo. Mi devo preoccupare, CSCIS. CSCIS, cose pesanti, Diomede, sul suo conto. Pesanti? Sì. Dottore. Ma mi dica, ma c'è da me, pesantissima addirittura. Pesantissima, ti devi preoccupare, proprio assai. Già sono preoccupato, non si vede la faccia. Più di quanto ti stia preoccupando. Che fai, mi devo far venire un collasso per preoccuparmi di più? Oh, mi dica. No, ha una tresca di me. Una tresca? Cioè. Con una donna? Una donna, è una donna, ma non è una donna. È una donna, ma non è una donna. Cos'è, un rebus, la settimana enigmistica? Insomma, pensaci. È una donna e non è una donna. Madreperla,
Sì, con mamma te la tiene la tresca. Sì, stava appollaiata sopra la telecamera. Stavo in pausa e sono venuta a vedere. Non vabbè, in pausa subito, ambole, venanze e dritte, che parco, che costa. E bene, come la c'è? No, Pinuccio, non è madreperla. Non è madreperla? Non è madreperla. Ma chi sarà? C'è Cosma Camrani. Cosa? È preoccupata da averla. Non è una donna, ma è una donna. Tu ci ha fatto. Che te, basta, tu sei imbazzo. Sì, papà, piacere, io sono il presente. Tu sei il vincente, ma dai soddisfazione. Non si può giocare a 10 euro a partita. Ma tu sei impazzito veramente. Come se ne abbandi, se non si può giocare, stava a square 10 euro e per forza, mo' assicchi. È come se gli acchi in mezzo alla strada. Signore, senti, ti vuoi fare una partita a 20 euro? Tu te la facissima una partita a 20 euro? Certo, no, che me la faccia a 20 euro. Tu batti il cargacchio. Sì, me la faccia a 20 euro. Cargacchio. Questa è la posta di 20 euro. Assicchi, ti dammo soddisfazione. Ma Martina, va, va bene, non ti piace, piano piano. Piano piano, che tu, ma pare, non ci sta una volta che facciamo come dico io. Sem, come dici? Vai. Sai, vai, stavai, sta salute. Piccolo, per piacere, lascia stare che tu fatti è serio. Non sto spiegando. Da stavai? Per piacere, dalle carte. Salò. Oh, vuoi squeo o no? Cafonio. Ho controllato la lista di ricoverati, lei non risulta. Come mai allora si ritrova nel reparto uomini? No, si era perso, qua quel si perde ogni tanto. Perché, professor Mosso, non andate a finire nel reparto uomini? Cafonio, mi segua. Come, bisogna essere sfortunati dalla vita, ma sembra una drezza vecchia tu. Già puoi. Oh, possì che non c'è stai una pastoldo ieri? Già puoi. Questo capro del professore mi ha fatto per 20 euro. Questo farabutto, gli di ciò va chiedere avanti. Mannaggia, ma vi dico più cascionato, ma la va a stare. Fammi vedere se vuoi arrangiare con qualche ticket, qualche cosa oggi, se no è amare. Anzi, un favore. Vicemi la jacca, una pistola. Vedo io se te la trovo. Anche se non te la trovo, te la cato. Bravo, grazie. Lo vediamo. Mi serve proprio... Sì, sì, non ti preoccupare. Una cosa... Grazie. Ti sparerò per vivere, ti sparerò per ridere. Madonna, ci m'ha fatto. Che mi ha fatto? Se n'è andato con un altro infermiere. Dottor Clone, io le assicuro che la scheda personale dell'introna ormai è carta straccia. Ce la brusco proprio. E lo filizzo. Dai, calmati, Diomede. Piuttosto ho parlato con il primario, Adella. Non me lo devi nominare. Mia presenza non lo si nomini. E Giove, Diomede ha detto che puoi riprendere servizio, Diomede. Come? A patto che... A patto che? Che tu gli chieda scusa. Ciao, a casa mi trovo. Dai, Diomede, che fai? Esiste. Diomede, il lavoro è lavoro, Diomede, dai. Non esiste. Jamais me lo devi chiedere. Mai moda del manè. Professore... Dottor Clone, sì, professor. Deferisca il Cafonio per abbandono del posto di lavoro. Boh, questo c'è il deferimento facile. Questa la moglie, se non gliela dà la sera, la deferisce al giudice di pace immediatamente. Sarà fatto, professore. Cafonio, e tu? Perché non eri in portini di via? Io tu stavo con Panz. Roba da carta, no? E qui mi sfozzo sempre a me. E tu ci vedi? E poi, dottor, in portineria che cosa devo stare a fare? Mi avete tolto tutti i giornali sportivi. Sono state esonerate da ogni qualsiasi mia attività. Dè, non c'è da fare più uno, tutto caffè. Cafonio, torni al lavoro immediatamente e attenda la lettera dell'azienda. Vabbè, professor. Vai, Cafonio, vai. Mannata, vai, Cafonio. Vai, Cafonio. Dottor Clone, sì, il qui presente Diomede mi deve dire niente? Diomede, tu devi dire nulla, professore. Vuoi dire qualcosa? Diciamo che... Scusa per... Non ho capito, parli chiaramente. Scusa. Come? Non ho capito, parli meglio, alzi la voce. Le chiedo scusa per ciò che ho detto. Benissimo. Dottor Clune, da oggi il Diomede torna in servizio. Perfetto, grazie, professore. Udo, che cosa fa? Povera Giet, come la camerema. Si stia a te, si stia. Apri questo, dai. E poi ci vai.
Amore, tu con tutte le cose che hai da fare, il traffico di droga, la prostituzione, il contrabbando, cioè pure il tempo di pensare a farmi un regalo. Catching, ma... Sei adorabile. Yeah, yeah. Che cos'è? E tu, apri. Ma dai, dimmi che cos'è. Apri, dai. E dai, dimmelo. Muti a sparare, apri. È che non ci sei mai una pasta. Padè. Oi. Oggi è un anno che facciamo insieme. Me ne frega a me. Ma voglio un po' di gossip, do ieri. Ci è, lo spettacolo non c'è meno. Piccia, oh, ma dimmi una cosa, ma lei non è tua moglie? No, è la comara. Ah. Yeah. Amore, è bellissima, tu sei pazzo. D'amore? Sì. E quanto ti è venuta a cadere questa? Perché è mancata, sta. No, volevo dire, quanto l'hai pagata? No, vuoi sapere la cifra precisa? Ah, ma sono la sat pure scondere. Ah, dentro, aspetta. Dai. Boia. 60.000 euro? Aspira una frase da gente. Che c'è? Che pulate. Sulla satana di te. Dico amore. Mon amour pour toi, c'est grand comme la mer. Alla mia perchia, Giovanni. Però aspetta. Che c'è? Anch'io ti ho preso una cosa. Si piglia? Certo. A me? Un regalo. E che cos'è? Aprilo. E di che cos'è? E dai, aprilo. Ma dai, dici così è. Vedi, ti piace? Mo ti aspare, dici così è. Eh? Ma questo. Ma tu mi leggi i miei pensieri allora? Io, amore, ti volevo regalare un paio di ciabatte da camera, perché sei in ospedale, sono più utili. Però poi ho chiamato Michele e lui mi ha detto che forse questa ti necessitava di più. Eh? Che ne pensi? Che c'è? Non ti piace? Orello. No, amore, dai. Se lo ricordi quando io piccolo, mi ricordo quando papà io regalò la prima pistola. Che poi che spara balla mai slice. Papà, io ero. Ti amo. Ricordi? Ma questa non ce l'hai, vero? No, la 45, no? Lo so, amore. Perché io ho chiesto a Lillino e lui mi ha detto che Giovanni ce le ha tutte tranne la 45. Io ti amo tanto, amore. Io ti amo di più. Io ti amo di più. Io ti amo di più. Amore, io moglie a stare, io ti amo di più. Io ti amo. Io ti amo. Madre Perla, le devo parlare. Ti devi confessare, figlio mio? Sì, proprio che te lo confessare. Le devo parlare da uomo a suora. E dimmi, dimmi. Lei conosce il coratino? Sì, solo che pizzica un poco in gola. Io preferisco la cima di Bitondo. Cos'è, ha avuto una defiance? Eh? Le devo preparare un attacco al cervello? La devo agevolare? In questo momento le ci lascia a fè? Certo. Oh, per cortesia, che Jennifer dorme? Sì. Oh, sei tu che te da steci, che non hai capito niente ancora. Tu ogni volta che gli dai una barzelletta a quella, che è come un soporifero, si addormenta. Non è così, che non devo... Scamanate! La sosta guagnona, ma... È la sosta, è lui che insiste. Io sto parlando con una suora e lui subentra nel discorso. Che cosa vuoi sapere? Oh, io sto parlando di linguaggio corativo, di dialetto corativo, non olio extravergine. Lo conosce? Io ho detto rosario in coratino. Veramente? Oh, che bellissima esperienza scelta. Meno male che non soprattutto. Allora, lo conosce benissimo? Follow me, mi segua. A dove camacai? Camai. I am preta, siamo a giro. Oh, cario, caro scuro inglese, era disonesto, era disonesto. Maleducati, meno male che se ne sono andati. E senti questa, un nano entra dentro al bar, siccome il bancone è alto, allora faccio un succo di frutto, un succo di frutto, nudo, un succo di frutto e salto, un succo di frutto, arrabbiato, va dietro il bancone e vede un altro nano che dice come vuoi, come vuoi, come vuoi. Così che vuoi fare qualche landura, che ormai lo so di tutto, se vuoi comincia da capo. Allo Ianco non riattacca la flebo? Sì. Lo nigro terapia normale? Mentre all'oprino pare che gli sia risalita la febbre, controlla. Ah, sì.
Dio me! Oh, allora, sei tornato! Sono tornato come Ulisse e trovo i proci. Loris, lui è Diomede, caposala. Ciao, Diomede. Sai, Michele mi ha parlato tanto di te. Anch'io ho sentito tantissimo parlare di te, però sei un rosso nella clinica, che parlano sempre di te. Sono contento. Guarda un po' che è successo. Però. Contentissimo. Bene, Loris, sì. Per piacere, vuoi lasciarci da soli a me l'intro? Ma certo. Ti spiace? Certo. No, no, ci mancherebbe altro. Ah, Michele. Ci vediamo stasera. Ok. Stasera, poi stasera, avete cambiato per lei stasera. Suora, ci vuole lasciare da sola a me all'introna, per piacere? Oh, vieni con me, esci fuori, ma sei matto. Io adesso me ne vado in cappella, chi mi vuole mi trova là. Sì, 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 ci vediamo in cappella. È lì che fra un po' si svolgeranno le esequie dell'introna. Che ho fatto? Che ho fatto? Non hai fatto niente. Ti lascio Anta e ti ritrovo Rianta. Oh, non capisco. Tu reagisci in contro me. Come me ne voglio? Ma non capisco. Era represso in te. Che cosa? Non mi divolgo, scatta. Ma non capisco, che cos'è? Non hai fatto niente. No. No, niente. A cosa ti riferisci? A cosa ti riferisci? Io cosa? Chi è questo là? Ma io? Come me? Perché scommetto che anche tu vai dietro alle voci su De Lucia. Ma non è vero. Come non è vero? Non è vero, è tutta apparenza. L'apparenza inganna. Inganni, mia manè, alla tua giugulare, lì mi devo buttare. Non ti voglio vedere con questo, va bene, neanche mettere un catetere, babò. Neanche un cannone da fare cosa. Disgiunditi, disgiunditi, ci si fa, anzi le grete, ci. Tutti insieme, io spazio che esco un bacio al muro a tutti e due. Vale, oh. Sei attento, ti tolgo 10 punti dalla tua scheda personale. No, 5. A proposito, ehi. Mi sa che la tua scheda personale non esiste più? Come non esiste più? Sì, l'ho strappata sempre sette. E le ceneri ai 7:20. E quindi non si fa più niente? Non si fa più niente. Sulla nuova scheda, meno 10. Ah, meno 10. Tu a convince con meno 10. Non si può fare meno 5. Niente da fare, meno 10. Voglio parlare con qualcuno. Con Hai conosciuto qualcuno nel frattempo? Vuoi parlare con De Lucia? Ma allora c'è del tenero. C'è del tenero in Danimarca. Dove siete fatti veramente? Valio, stai attento. Adesso la giugulare. Ah! Oli! Oh, ciao! Ehi! Ciao! Oh, ma no, Panzer, c'è sta facendo perché? No, volevo solo avvertirti che sta arrivando tua moglie. Ah. Interessa? No, no. Oh, com'era? Sumera. Che c'è? Stavo in modo, Steve. Sumera, sparisci. Sì, dove devo sparire? Non lo so, metti in una boate di acido. Stai come stai, scusate. Oh, ci aspettare la battuta, domani come stai, tenete. Sumera, sì. Vado a stare un po' con quel professore. Col professore? Ma non te la si piglia, andare. Professore, vabbè. Professore, se la può tenere un attimo, Sumera. Che senso? Non vuoi di un trattino, Sumera. Che intrattino? Sta per me bene, sta per me bene. Allora, che posso fare? Cosa dica? Che cosa non, dico con lei? Non la fate bassa, che scapisce. Puoi parlare a livello vostro, diciamo. Di cosa possiamo parlare, Sumera? Buongiorno! Come sta? Come sta? Come sta, Giovanni? Che se ci? Sì, Giovanni. Come sta? Ah, io buono. E tu? Senta, Lexi, tu senza, prendi e vieni senza avvisare. No, io sono provata a chiamare sopra cellulare, ma non pigliare. Non pigliare c'è co? La linea, non pigliare. La linea, non pigliare. Utile, ciao. Utile, stato. Ma va bene. Giù. Tu sai cosa mi è capitato? Cioè, sì. Sono uscito da noi fino a pegare Ritz. Ma? Gli erano tutti vacanti, Kind Rain. Kind Sabra, da. Sì, Kind Per sa. Forza, signora. Sì. Perché i ricci non si comprano nei mesi con la R, non in questi mesi. Marzo, aprile, settembre, ottobre, dicembre. E tu sei in mente da perché? C'è fine da fare, tu mo ci esco da doie. Ma da sparare. Ah, bene, ma non mi usare. Ce te l'ha venuto lì? No friend. No friend? Sì. Ma può sparare, ma... Già dalle ceneri di Gramsci, Pasolini aveva manifestato la necessità di un intellettuale italiano più trasformato. Concordo, anche se siamo in una fase prenatale, oserei dire. Beh, in un certo senso sicuramente sì, anche se in quel periodo il laboratorio letterario dell'Officina, con Volponi, Leonetti, Roversi... È vero, ma lei ha seguito il gruppo 63, allora? Più Calvino che gli altri. Ah, beh, allora... Sì, il Frospa, E so capi. Sì, si è compreso che su posto. Ma scemo se pigliato a me. No.
E io, allora, se rimbambetto in tutto. Ma tu sto a dire, se sono fatto accattare tutto. Sì, signore, sono fatto comprare tutto. Ma c'è non fai a te? Se la non sai che fai, ma lo stomaco, lo sai che fai, ma lui, cosa, ma fa o non fa? Oh, e allora? Sta tranquillo, ma la vecchia. Che ne pensa adesso, dottor Clone? Che devo dirti, di me, così è un bastardo. Madonna, che gli farei a quest'uomo? Lascia adesso! Calma, calma, madre perla, e soprattutto silenzio. No, no. No, a che se non siamo d'accordo. No, 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 ma ti spiace proprio. So, 580.000 euro, che lo viaggio, il dottore lo farmacista. Noi a casa rimaniamo. Non mi si paghiamo per fare. Chiaro, 580.000 euro. Sì, un resto posso prendere, poi prendi il resto. Non si preoccupare. Sta tranquillo, paziente, me la vecchia. Sta tranquillo, sta tranquillo. A posto. Non sono io, ma lui. State buono. Ciao, ciao, ciao. E allora? Che facciamo? Diomede, lo denunciamo immediatamente. Dottoressa, lei a Cristo dice fai piovere. Calma ragazzi, calma, abbiamo bisogno di più elementi, va bene? Di più elementi. Più elementi? Più elementi di questo? Non bastano, Diomede, non bastano. Non bastano? Scusa, dottor, Giorgio è l'amico, ma non è che ci sei anche tu in questa tresca? Diomede, non dirlo mai più, perdiamo l'amicizia io e te, va bene? Abbiamo bisogno di prove vere, forti. Non è sufficiente una semplice telefonata, va bene? Più prove di questo. Io voglio liberarmi di lui come lo volete anche voi, solo che bisogna farlo come si deve. Lasciate fare a me. So capito, vai. E non ne parlate con nessuno. Lo fate di me. Cioè, no, ancora? Non ci posso credere. Credete che io sia immischiato in questa faccenda, eh? Ditemelo chiaramente, sono immischiato in questa faccenda, secondo voi? Meglio, fai attenzione pure tu, t'ha da vedere una caccia. Cani, non ci posso credere. Dai. Lo credi anche tu? Non lo so, Giorgio. Non ho ancora capito chi sei e come sei fatto. Non ci posso credere. E a casa? Lo credete anche voi? Bene, allora vi dico che vi sbagliate e ve lo dimostrerò. Dift mezzo alla porta, Giovanni. Anche le chiacchiere. Udolo, non so che tazzo che ti camoggerà, ma... Capito? Giovanni, non so ci cosa mi ha captato. Che cosa? Sono scelta non finna per gli Ritz. Ma? Io non tutto vacante, chi ne darà? Da poco forza. Se me ne frega a me delle Ritz. Per forza, le Ritz. Delle razze, che le razze, le Ritz. Per forza, non l'ha captato le Ritz. Mo so vacante le Ritz. Vatti, rica, ministra, da voi. Parla. Oh, i sotterreis, i nati, che sei l'ultima parte. Sì, i nati, non mi si dà no, tu fai finta da chi te tu, ma da un'altra e due ancora. Io le ho fatte le cose, non c'è ti, c'è un piccolo terreno. Sì, va bene. C'è una bella mossa. Dopo ti paghi. Puoi aver vinto prima. Tu ti paghi. E come ti paghi? Puoi per piacere, panza, sembri impazzito. Perché sono impazzito? Ti devi dare una calmata. No, tu mi dai soddisfazione. Lui è cafone. Ah, cafone. Cafogna. Ecco le nomi. Via! Madonna, dottore, che mi ha detto? Ormai la carta, la cartella. La carta per bizzarsi la schiena. Che facciamo? Lo denunciamo immediatamente. Dottoressa, lei a Cristo dice fai può. Calma, ragazzi, guarda, calma. Che è proprio a mannaggia, c'è la poppetta morta. No, no, sì, ci chiamasse, mo, seduta da me, non si ritengo, quando parli con me non devi ridere, vergogna, sei la simbella di tutta la clinica, si vocifera di te, dopo. Ci sarebbe. Ti sparerò anche la sera quando torni a casa e la voglia di sparare nel mio pensiero. Ti lascerò sparare, ti sparerò, è bel. Beh, non la sotto. Stop.